Le due distinte indagini sulla sparizione di Warburton stavano per convergere. Una delle tante lettere di Dorber, nelle quali chiedeva aiuto nel trovare possibili luoghi dello schianto, venne inoltrata a Hans Grimminger. Frank non ebbe alcun dubbio. La sua ricerca, dopo 8 anni, era ormai conclusa. Le informazioni che Hans mi trasmise erano il pezzo mancante del puzzle. Il compito di localizzare materialmente il luogo dello schianto toccò all'archeologo e storico locale, dottor Anton Huber. Egli rinvenne una fotografia aerea scattata qualche settimana dopo l'incidente. Mostrava un cratere recente in un campo ai margini del villaggio. Sin dal primo giorno degli scavi, il dottor Huber trovò i resti di un aereo. I primi dettagli indicavano che si trattava di un aereo americano. Quindi l'operazione ricadeva sotto la giurisdizione americana. David Roth è il direttore per l'Europa del Army Memorial Affairs degli Stati Uniti. Il suo compito è di identificare i militari americani uccisi in combattimento. Roth e la sua equipe portarono i reperti più significativi dal luogo del ritrovamento in un laboratorio militare americano in Germania. Ok, questo proviene dal luogo dell'impatto del Lightning, vicino ad Engling. Abbiamo condotto una breve ricerca su quel campo. Ho preso degli appunti che vanno confrontati con altri dati. In pratica, abbiamo esaminato ogni frammento e lo abbiamo catalogato. Appartengono senza dubbio a un P-38 Lightning. Osservandoli meglio, ci siamo resi conto che era alquanto insolito come aereo, perché non aveva mitragliatrici. Era un aereo impiegato soprattutto come scorta ai caccia. Un altro pezzo importante recuperato nello scavo era il motore di sinistra, che si rivelò un elemento cruciale per l'identificazione. Ma durante l'operazione di scavo, l'equipe aveva fatto un'altra scoperta importante. C'era un grande rotolo di celluloide, proprio lì in mezzo. Era verosimilmente ciò che restava di una pellicola per macchine fotografiche verticali, oblique o topografiche. Che si trattasse di un aereo da ricognizione era ormai quasi certo. Poi finalmente arrivò l'indizio decisivo. Nel corso degli scavi venne alla luce un pezzo di gomma che risultò appartenere ad un vecchio stivale da volo. Il pilota quindi non si era catapultato, ma era morto all'interno dell'aereo. La ricerca dell'asso dei cieli era dunque terminata? Dove si vedono quelle due persone vicine che scavano proprio lì, c'era la cabina dell'aereo. Quella era l'area più a rischio per noi, perché lì dovevano trovarsi i resti mortali di Adrian Warburton, che noi dovevamo individuare e recuperare. Lo scheletro fu esaminato da un antropologo del Laboratorio Centrale di Identificazione, che lo giudicò compatibile con le caratteristiche fisiche di Warburton. Potevamo collocarlo nel luogo giusto, nell'aereo giusto, nella giusta data e nell'ora giusta. Quindi non potevamo non arrivare alla conclusione che quello fosse l'aereo di Adrian Warburton. Dopo oltre 60 anni, il mistero era finalmente risolto. Ma ormai per Cristina era troppo tardi. Interessante, affascinante, istruttivo. Ne torneremo a parlare presto. Cambiamo pagina. Parliamo ora di quello che è ritenuto il padre della scienza moderna, Isaac Newton. La scoperta della legge di gravità farebbe associare la sua figura a quella di uno scienziato estremamente razionalista. Ma in realtà Newton era un personaggio molto più complesso, affascinato dall'alchimia e dalla cabala. Era praticamente ossessionato dal calcolo matematico per prevedere il giorno dell'Apocalisse, che, secondo lui, sarebbe arrivata nel 2060. Scopriamo le sue incredibili ricerche. Assisteremo alla rovina delle nazioni malvagie, alla fine di ogni tristezza e sventura.
e al sorgere di un fiorente ed eterno regno. Queste parole sorprendenti sono state scritte da uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi, Isaac Newton, l'uomo che ha scoperto la legge di gravità. Ma il grande matematico inglese aveva davvero un animo così complesso, invece che, come ci si aspetterebbe da uno scienziato, estremamente razionalista? Sembra proprio di sì. Da quanto trapela da molti dei suoi carteggi, Newton era affascinato dall'alchimia e dalla cabala. Ma sopra ogni altra cosa aveva un'ossessione: calcolare la data dell'Apocalisse. E alla fine ci sarebbe riuscito. Per il padre della scienza moderna, il 2060 sarà l'anno del giudizio universale. Ma che peso dare a quella che, più che un'indicazione, sembra una vera e propria profezia? E come arrivare alle sue conclusioni? Gli studi di Newton sulle profezie della Sacra Scrittura sono quelli che lui riteneva di maggior interesse. Lo hanno affascinato per circa 70 anni della sua vita, perché trattano della parola di Dio in relazione alla storia del pianeta. Newton, come la maggior parte dei suoi contemporanei protestanti inglesi, credeva che la seconda venuta di Cristo fosse imminente. È stato solo un po' più prudente di molti altri nello stabilire una data per questo avvenimento. Nato in Inghilterra nel 1643, Newton ebbe una vita piena di grandi successi, sia scientifici che personali, di cui la scoperta della legge di gravitazione universale è probabilmente solo il risultato più famoso. Studiò la rifrazione della luce, ipotizzando per primo come la luce fosse composta da particelle di differenti colori. Formulò un gran numero di principi e soluzioni matematiche. Inventò un nuovo tipo di telescopio e la zigrinatura delle monete. Fu anche responsabile della zecca di Stato inglese, membro del Parlamento e presidente della Royal Society dal 1703 fino al 1727, anno della sua morte. La figura di Newton oggi è solitamente associata alla caduta di una mela che lo avrebbe colpito mentre era seduto sotto un albero, ispirandolo nella formulazione della legge di gravitazione dei corpi. Ma Newton era anche considerato non il primo degli scienziati moderni, ma l'ultimo dei grandi stregoni, a causa del suo interesse per l'alchimia. Il suo nome fu spesso accostato ad alcune organizzazioni segrete, come i Rosa Croce, e si ipotizza che sia stato anche un gran maestro del priorato di Sion. In realtà, in quegli anni, scienza e fede andavano di pari passo. Per Newton, studiare i fenomeni fisici del mondo era come riscoprire la natura di Dio. Newton credeva in qualcosa che oggi viene definito teologia naturale, cioè l'idea che tutto quello che vediamo intorno a noi è una prova dell'esistenza e della natura di Dio. Il fatto che gli uomini, gli esseri umani e gli animali in genere abbiano gli occhi per vedere, il naso per odorare e le orecchie per sentire è una dimostrazione che tutto questo non è un caso, bensì volontà di Dio. Ma come nacque l'ossessione per calcolare la data dell'Apocalisse? Per Newton, nella Bibbia, erano contenute delle verità che Dio aveva messo a disposizione perché menti illuminate le comprendessero. Nello studio dell'Apocalisse si propose quindi di interpretare le profezie bibliche attraverso un vero e proprio metodo scientifico. Formulò regole e definizioni. In 50 anni di attività impiegò il suo ingegno in studi e congetture, tanto da accumulare più di 4.500 pagine di fogli fitti di calcoli.